questo numero di Qui Europa. Via libera definitivo al Green Pass nell'Unione Europea. Si parte il 1 luglio. Vaccini. Il Parlamento Europeo chiede la sospensione dei brevetti. L'Europa stanzia 17,5 miliardi per la neutralità climatica. In arrivo 5,4 miliardi di ristori per il post-Brexit. La Corte dei Conti Europea ritiene Frontex non efficace sulle frontiere esterne. Via libera definitivo del Parlamento europeo al Green Pass, che entrerà in vigore il prossimo 1 luglio. Il certificato sarà rilasciato gratuitamente dalle autorità nazionali e sarà disponibile in formato digitale o cartaceo con un codice QR. Il documento attesterà che una persona è stata vaccinata contro il coronavirus o ha effettuato un test recente con esito negativo o che è guarita dall'infezione. Si tratta quindi di 3 certificati distinti. Il sistema resterà in vigore per 12 mesi. Il Green Pass non costituirà comunque una condizione preliminare per la libera circolazione e non sarà considerato un documento di viaggio. Una revoca temporanea dei brevetti dei vaccini anti-Covid. A chiederla è il Parlamento europeo, con una risoluzione approvata con 355 voti favorevoli, 263 contrari e 71 astensioni. Nel dettaglio, la risoluzione chiede una deroga temporanea dell'accordo TRIPS dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, con lo scopo di migliorare l'accesso globale ai vaccini a costi abbordabili e affrontare le carenze nell'approvvigionamento. Secondo gli eurodeputati, gli accordi volontari di licenze e di competenze tecniche verso i paesi in cui esistono già industrie di vaccini rappresentano il modo più importante per accelerare la produzione globale nel lungo termine. Un fondo da 17,5 miliardi di euro per rendere la transizione ecologica equa e inclusiva. Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato il regolamento che istituisce il cosiddetto Fondo per una transizione giusta. Finanzierà progetti che allevieranno in tutta l'Unione Europea i costi socio-economici delle comunità che dipendono fortemente dai combustibili fossili o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra e che devono diversificare l'economia locale. È una delle misure che l'Unione Europea sta adottando per conseguire il suo obiettivo di ridurre del 55% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050. Il Parlamento europeo ha approvato la creazione di un fondo da 5,4 miliardi di euro da assegnare ai paesi in base ai danni commerciali che hanno subito dopo la Brexit. Un grande piano di ristori su scala continentale, sui quali i negoziati con i governi inizieranno il 17 giugno. Gli eurodeputati intendono raggiungere un accordo sotto la presidenza del turno portoghese in modo che i fondi siano disponibili rapidamente. La posizione negoziale dell'Europarlamento prevede un fondo di prefinanziamento di 4 miliardi di euro, erogato in 2 rate uguali nel 2021 e nel 2022, con la parte restante pagata nel 2025. Il metodo di assegnazione sarà basato su 3 fattori: l'importanza del commercio con il Regno Unito, l'importanza della pesca nella zona economica esclusiva britannica e la popolazione che vive nelle regioni marittime confinanti, con un'attenzione particolare a piccole e medie imprese e lavoratori autonomi. Frontex non offre ancora agli Stati membri un sostegno soddisfacente nella gestione delle frontiere esterne dell'Unione Europea. È quanto emerge da una relazione della Corte dei Conti dell'UE sull'agenzia che, insieme alle autorità nazionali, deve occuparsi, tra l'altro, di contrasto alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti. La Corte ha rilevato lacune e incoerenze nel quadro che disciplina lo scambio delle informazioni. Questo ostacola la capacità di Frontex e degli Stati membri di monitorare le frontiere esterne e di reagire quando necessario. Inoltre, le attività di analisi dei rischi e di valutazione delle vulnerabilità non sono sempre basate sui dati completi e di buona qualità. La Corte segnala anche la mancanza di una rendicontazione sull'efficienza e sui costi di Frontex.